Telespettatori di Video 33, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Apriamo questo telegiornale con la cronaca nera, schianto mortale nella notte all'incrocio tra via Milano e via Palermo a Bolzano. A perdere la vita un 21enne moldavo, Igor Rosioru, il suo nome, in sella ad una moto risultata rubata. Ma vediamo tutti i dettagli nel servizio. Tragedia poco dopo le 3 della notte all'incrocio tra via Milano e via Palermo a Bolzano. A perdere la vita il 21enne moldavo Igor Rosioru, che in sella ad una moto KTM risultata rubata è andato a schiantarsi a forte velocità contro un'auto BMW. Questo è ciò che rimane della moto, un ammasso di rottami e il telaio letteralmente spezzato in due dopo il violentissimo impatto con la vettura centrata nella parte posteriore destra. Lo schianto è stato talmente forte che la BMW, come raccontato da alcuni testimoni, si è girata due volte, terminando la sua corsa ad oltre 100 metri di distanza. Per il 21enne che abitava a Bolzano non c'è stato nulla da fare. È morto sul colpo, inutile infatti il tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118 e del medico d'urgenza. Come detto, la moto sulla quale viaggiava il 21enne moldavo è risultata rubata. Gli agenti della polizia, intervenuti per i rilievi di legge, hanno avuto non poche difficoltà a risalire all'identità della vittima priva di documenti di riconoscimento. Attraverso la targa, però, sono risaliti al legittimo proprietario della moto, una ragazza bolzanina che si è accorta del furto della due ruote solo dopo essere stata contattata proprio dalla polizia. Sotto shock, invece, l'automobilista, che è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso. Rimaniamo sempre alla cronaca. Incidente stradale questa mattina, poco dopo le 7 sulla corsia sud dell'A22, tra i caselli di Bolzano Sud ed Egna, dove una roulotte trainata da un'auto con targa germanica si è improvvisamente messa di traverso, finendo col rovesciarsi in mezzo alla carreggiata. L'incidente fortunatamente non ha procurato feriti, in compenso sulla corsia sud bloccata per consentire l'intervento dei soccorsi si è creata una colonna di veicoli che ha raggiunto i 3 chilometri. Verso le 8 una corsia è stata riaperta al traffico e mezz'ora dopo anche la seconda. Cambiamo argomento, ci occupiamo di economia. Bolzano si conferma tra le città più care dello stivale, soprattutto tra le poche in Italia dove i prezzi al consumo hanno ancora un segno positivo. Una notizia buona, ma solo a metà. In tutta Italia, o quasi, i prezzi sono da tempo bloccati, se non in calo. Deflazione diffusa, che significa in soldoni che il costo della vita è diminuito rispetto a un anno fa per effetto di un calo della domanda di beni e servizi. Bolzano fa eccezione. A luglio l'inflazione tendenziale annua ha fatto segnare una più 1,1%. Sì, diciamo che non è una vera sorpresa questa. Bolzano da anni è, diciamo, in cima alla classifica, anche se è una classifica meno buona. I prezzi sono alti e, come ci spiega l'Istat, stanno anche aumentando di molto, in controtendenza un po' a quello che succede a livello nazionale. Anche se nel dettaglio abbiamo visto che non è solo Bolzano dove i prezzi sono aumentati, ci sono anche altri capoluoghi che hanno un'inflazione non così alta come a Bolzano, ma ci sono. La notizia potrebbe essere positiva perché l'inflazione, se limitata, significa che l'economia gira ancora. Deflazione fa quasi sempre rima con taglio dei posti di lavoro, ma a Bolzano la situazione risulta per molti ormai insostenibile anche a fronte del rapporto tra salari nominali e costo della vita. Raffrontando i due fattori, Bolzano si colloca al 92° posto in Italia nella graduatoria dei 103 capoluoghi. Anche noi abbiamo notato che c'è una maggiore accortezza al risparmio, la gente cerca veramente di risparmiare, soprattutto nei settori dove le spese sono obbligate, come ad esempio l'RC Auto. E lì abbiamo anche dei grandi potenziali di risparmio se con i calcolatori che l'autorità l'IVASS ci mette a disposizione andiamo a vedere. Possiamo farci dei preventivi personalizzati e realizzare veramente dei grossi risparmi anche intorno ai 1.000 euro. E ci occupiamo di viabilità sulla 22 messa a dura prova stamani dalla nuova ondata di turisti in entrata dal Brennero. I rallentamenti che si registravano già alle prime luci dell'alba si sono trasformati col passare del tempo in code sempre più lunghe. La situazione più critica si è registrata tra il Brennero e Vipiteno, dove alle 11 il serpentone di mezzi in coda ha raggiunto i 6 chilometri. Un po' di respiro fino a chiusa e poi di nuovo forti rallentamenti per un tratto lunghissimo tra chiusa
Chiusa e Rovereto Nord. Nella corsia opposta i problemi maggiori si sono riscontrati lungo il tratto Nogarole Rocca San Michele all'Adige, con traffico rallentato e code tra Bressanone e Vipiteno, dove la coda ha superato i 2 chilometri. Traffico intenso anche nelle principali strade statali, in particolare in Valpusteria, nei tratti compresi tra Bruni, con l'ingresso sulla 22, e nella direzione opposta tra Monguelfo e Dobbiaco. Ci spostiamo a Merano, alle Terme, ingressi in calo a causa del maltempo, ma in compenso, viste anche le temperature non propriamente estive, sono aumentati quelli per il reparto wellness e sauna, con un più 30%. In questa estate, a dir poco anomala dal punto di vista meteo, stanno pagando dazio anche le splendide Terme di Merano. Ma il tempo che ha provocato una flessione degli ingressi rispetto alla media registrata nello stesso periodo dello scorso anno. Se da un lato le pochissime giornate di sole hanno fatto drasticamente calare, come detto, gli ingressi, dall'altro c'è un vero e proprio boom per quanto riguarda il reparto sauna e quello termale. In questa settimana ferragostana, nonostante il tempo non certamente estivo, in molti tra turisti e altoatesini hanno deciso di trascorrere alcune ore in relax proprio nella struttura situata a 2 passi dalle rive del Passirio, mettendosi in coda e aspettando con pazienza il proprio turno. Purtroppo fino adesso l'estate non era assolutamente positivo. Dico, sicuramente non lo dico solo per noi come Terme Merano, ma come per tutto l'Alto Adige. Il problema è questo, che certamente quando piove abbiamo tanta gente qui nella sala bagnanti, nella parte interna di Terme Merano, però non possiamo sfruttare il parco. Diciamo fino a giugno abbiamo lavorato molto bene, a luglio già col maltempo che è venuto abbiamo diminuito il 15% di entrate, e adesso dipende adesso dalla prossima settimana, perché ancora questa, la prossima settimana abbiamo altissima stagione. Se anche lì il tempo rimane quello, sarà anche una percentuale sui 15, anche 20, può essere anche che sia il 25%, purtroppo. E se a causa delle incessanti piogge lo splendido parco non viene affollato dai clienti delle terme, non è così per il reparto wellness. Anzi, viste le temperature più autunnali che estive, gli ingressi sono aumentati in maniera considerevole. Allora, la piccola tendenza positiva, se la posso titolare così, è almeno che per esempio nella sauna, che normalmente in agosto non abbiamo così tanti clienti, quest'anno è un boom nella sauna, abbiamo sicuramente il 25-30%, siamo sopra delle cifre dell'anno scorso. È un altro fatto molto positivo che per i massaggi, per i bagni eccetera, che normalmente in agosto si fanno un po' meno, soprattutto per le temperature, quest'anno abbiamo superato il fatturato, abbiamo superato le presenze dell'anno scorso. Ottimi dati anche per il reparto termale e inalazioni delle terme, dove viene utilizzata la famosa acqua termale proveniente direttamente dal vicino Monte San Vigilio, ricca di radon, fluoro e metalli rari. Anche qui quest'anno devo dire che è molto positivo per noi, soprattutto dalla parte nord Italia vengono molte clientela, arriva da questa parte, forse anche perché nel frattempo sanno che tipo di cure, di inalazioni facciamo noi qui alle Terme Merano, e per questo motivo soprattutto parte nord Italia abbiamo tantissime persone, e anche qui siamo sicuramente il 10% sopra alla tendenza dell'anno scorso. E passiamo ad occuparci del concorso di Miss Italia, perché il gran giorno è arrivato. Questa sera per la prima volta Bressanone ospiterà la finale regionale di Miss Italia, che eleggerà le ragazze che rappresenteranno il Trentino Alto Adige alla finalissima della 75esima edizione del concorso, che si svolgerà a settembre a Jesolo. Nella città vescovile l'associazione turistica e il comune, assieme a decine di collaboratori, lavorano ormai da mesi per questo prestigioso evento, che avrà luogo nella splendida Piazza Duomo con inizio alle 21. A contendersi la corona di Miss Trentino Alto Adige, tra le 33 pretendenti ci saranno anche 11 altoatesini, ovvero Claudia Piccin, Giorgia Prearo, Isabel Treier e Valeria Finetto di Bolzano, e ancora Melanie Oselini e Nicole Noto di Laives, Samuela Zino di Bressanone, Valentina Merler di Meltina, Sara Neumayer di Varna, Emily Eccel di Lases e Valeria Diana di Tirolo. La serata sarà presentata come sempre dall'impeccabile Sonia Leonardi.
Cambiamo argomento, il servizio taxi notturno per anziani allargato anche nei comuni limitrofi di Merano. Chi ne farà uso potrà ottenere un rimborso di 5,50 euro. Ci sono novità per gli over 70 che intendono utilizzare il taxi nelle ore serali nella zona di Merano e dintorni. Il servizio, avviato alcuni anni fa per la sola città del Passieri, ora è stato allargato ad altri comuni del Burgraviato. Una soluzione per cercare di salvare il servizio che fino ad ora ha ottenuto un basso riscontro tra la popolazione over 70. Diciamo, il progetto è nato parecchi anni fa, diciamo, dare agli anziani la possibilità di prendere un taxi notturno, perché non tutti hanno la patente per guidare la macchina, non tutti sono capaci di guidare la macchina, allora dare la possibilità alle persone anziane di uscire anche la sera e tornare in sicurezza, diciamo, dopo a casa, quando non sono più i pullman o i mezzi pubblici. È stata allargata anche ai comuni limitrofi, al Burgraviato, per dare la possibilità anche a quelli di ritornare a casa in sicurezza. Chi ne farà uso potrà ottenere il rimborso di 5,50 euro a corsa serale e notturna. Al servizio, che rischiava la chiusura visto lo scarso interesse ed utilizzo da parte degli anziani, sono state apportate delle modifiche per renderlo più appetibile. La prima riguarda l'orario di utilizzo delle corse dei taxi o del noleggio con conducente a prezzo scontato. Si parte alle 20:30, fino a poche settimane fa era dalle 22, e termina alle 6 del mattino. Praticamente negli orari in cui non sono in servizio gli autobus di linea. La seconda novità riguarda la copertura del servizio, che non interesserà più solo Merano, ma anche Tirolo, Lagundo, Scena, Parcine, Scaines e Rifiano. Ora bisognerà capire se con queste modifiche il servizio verrà utilizzato maggiormente dagli anziani, altrimenti l'amministrazione comunale meranese sarà costretta a non offrirlo più. Prima di passare alla pubblicità, ancora una notizia che riguarda il mondo musicale. Appuntamento questa sera al Pavillon des Fleurs di Merano. Con inizio alle 21, l'ensemble Vivaldi dei solisti veneti si esibirà nel concerto Dalla Russia col Tango. Il Vivaldi, formazione cameristica composta dai più popolari solisti dell'orchestra I Solisti Veneti, per l'occasione sarà accompagnata dal fisarmonicista russo Oleg Feresh Chagin. Ed ora ci fermiamo per un brevissimo break, ma poi torneremo in studio per occuparci di sport. Senfter, il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. Speck Alto Adige affettato Senfter. Qualità e gusto. Senfter, saper fare, saper vivere. Miss Italia! Finalissima a Bressanone, sabato 16 agosto a partire dalle ore 21 in Piazza del Duomo a Bressanone. Eccoci giunti anche allo sport, apriamo con il calcio. Domani alle 20:30 allo stadio Massimino l'FC Alto Adige sarà impegnato nel secondo turno della Coppa Italia Team Cup, dove affronterà il Catania. Dopo il successo casalingo ottenuto la scorsa settimana contro il Teramo, battuto per 3-2, i biancorossi dovranno cercare di vincere la partita ad eliminazione diretta contro la formazione siciliana, che dopo 8 anni in Serie A l'anno scorso è retrocessa in B, guidata in panchina da un ex dell'FC Alto Adige, Maurizio Pellegrino. Chi si qualificherà tra Catania e Alto Adige affronterà il Cagliari nel terzo turno in programma domenica 24 agosto. Passiamo al tennis e alle battute finali. Il torneo ETF Futures di Masoronco, ieri nella finale del doppio, hanno vinto i tennisti bosniaci Basic e Bridic.
Battute finali per il torneo ETF Futures in corso di svolgimento al Tennis Club Runga di Masoronco, giunto alla 17ª edizione. Ieri, giornata di Ferragosto, si è disputata la finalissima nel doppio. A contendersi il trofeo la coppia di bosniaci formata da Mirza Basic e Tomislav Bricic e quella belga-francese formata da Yannick Reuter e Maxim Teixeira. Una partita quasi a senso unico, quella giocata sul campo in terra rossa battuta, dominata proprio dai bosniaci che hanno chiuso i giochi con il risultato di 6-3-6-4. Per Basic, testa di serie numero 8, si tratta del secondo trionfo nel doppio a Runga dopo la vittoria ottenuta nel 2012. Il compagno di gioco Bircic oggi invece può puntare addirittura ad alzare due trofei, essendo in finale anche nel singolare contro l'italiano Daniele Giorgini. L'ultimo e unico giocatore riuscito nell'impresa di vincere singolo e doppio a Masoronco è stato Filippo Messori nel 2000. Ed è tutto anche per lo sport. Ora, grazie all'aiuto della regia, andiamo a dare uno sguardo alle previsioni meteo. La nostra webcam è puntata su San Giuseppe al Lago. In mattinata il sole si è alternato alle nubi, nel pomeriggio il tempo si manterrà analogo, anche se localmente si potranno verificare alcuni rovesci temporali, in particolare sulle Dolomiti. Nella notte, soprattutto lungo la cresta di confine sulle Dolomiti, saranno presenti densi annuvolamenti, per il resto il cielo sarà per lo più sereno. Domani mattina, dopo la dissoluzione di qualche banco di nebbia o nebbia alta presente nelle valli, sarà in prevalenza soleggiato. Verso mezzogiorno in montagna inizieranno a formarsi i primi cumuli. Anche il pomeriggio sarà soleggiato, malgrado l'aumento della nuvolosità cumuliforme e il passaggio di qualche velatura in quota. Nelle valli i venti saranno deboli e locali, in montagna il vento soffierà da debole a moderato dai settori occidentali. Il sole sorgerà alle 6.15 e tramonterà alle 20.21, la luna è calante e sarà visibile fino alle 14.12. E siamo giunti al termine anche di questa edizione. Prima di salutarvi volevo ricordarvi come sempre i nostri indirizzi internet www.video33.it e l'altro indirizzo www.goinfo.it, dove potrete trovare notizie aggiornate. A me non resta altro che ringraziarvi per la cortese attenzione, augurare a tutti voi un buon sabato pomeriggio. Vi ricordo che l'informazione di Video 33 ritornerà puntuale questa sera alle 19. Grazie. E arrivederci. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif. 2 hoch 2 jeden Mittwoch auf SDF ab 18 Uhr und Samstag und Sonntag halbstündige Wiederholung auch. 2x Quadrato ogni mercoledì su SDF e in replica fine settimana.